Stasera in TV, 9 gennaio, torna il GF VIP. Torna per la 27esima puntata il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 alle 21.45. Torna al fianco di Orietta Berti, Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis aveva lasciato la sua poltrona a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli per qualche puntata, ma le vacanze sono finte anche per la Bruganelli e bisogna tornare al lavoro. Non ci sarà nessuna eliminazione stasera, ma verrà decretato il preferito e il meno preferito da spedire poi alla prossima votazione decisiva. Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Sabel sono i nominati. L'omicidio del generale Dalla Chiesa, il 3 settembre del 1982 e l'attentato, i misteri e i dubbi sulla strage di Via Carini, GF VIP, le anticipazioni di stasera nonostante il rapporto tra Antonella ed Edoardo Regali, sempre grandi colpi di scena, ad appassionare i telespettatori è la querelle che sta avvenendo tra Dana Saber contro Jaele De Donà e Vilma Goic. La modella ha avuto diversi screzzi con gli altri vipponi e, come se non bastasse l'accampamento in piscina per dormire da sola, sabato in preda al nervosismo Dana ha tentato di aprire la porta e abbandonare la casa. A fermarla è stata Antonella, che poi ha confidato ai coinquilini. Aveva la valigia con sé e stava uscendo, non è che sclera apposta, in questo momento non sta bene. La ripescata Vilma Goic si è inferocita per lo spogliarello della Saber nel letto di Daniele. Dana potrebbe cedere e uscire volontariamente. Il nostro generale, stasera in TV la serie con Sergio Castellitto che racconta la battaglia di Dalla Chiesa contro le BR. Trama, cast e puntate. Nicole Murgia rischia seri provvedimenti. Quella che rischio grosso stasera è Nicole Murgia. Non è da escludere che sia preso un serio provvedimento nei confronti della vippona, che il 5 gennaio si è resa protagonista di un gesto di pessimo gusto. Mentre stava cucinando con Luca Onestini, dietro di lei è passata Nikita Pelison, e Nicole ha pensato di gettarsi del sale dietro le spalle. Un gesto certamente volontario e notoriamente scaramantico, che riaccende le polemiche per le accuse già rivolte a Pelison di avere il malocchio e di portare Iella. Per un gesto simile nel corso di questa edizione del GF VIP è già stata squalificata Eleonora Ferruzzi. Alfonso Signorini condannerà questo comportamento? Antonino torna in casa dopo un piccolo intervento chirurgico per rimuovere una cisti stasera, dovrebbe rientrare anche Antonino Spinalvese.